Ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi, come vedete, sono in tenuta sportiva e ora vi spiego perché. So che moltissime di voi amano fare sport, però non vogliono rinunciare al make-up. È una scelta un po' personale. Qualcuno preferisce andare in palestra a fare sport, a correre proprio struccatissimo. Qualcun altro invece non può proprio rinunciare al make-up. Oggi voglio mostrarvi come realizzare un trucco per fare sport. Il trucco per fare sport, secondo me, deve essere abbastanza semplice, però efficace, nel senso che deve coprire le imperfezioni e farci sembrare subito più carine, però allo stesso tempo deve essere a lunga tenuta e soprattutto resistente al caldo e al sudore. Quello è fondamentale. Quindi oggi vi svelerò dei segreti per realizzare un trucco abbastanza veloce, quindi senza nemmeno perdere troppo tempo, però con i prodotti giusti. Per realizzare questo make up userò diversi prodotti, qualcosa di marche più costose, qualcosa di marche più economiche, e poi userò alcuni prodotti di questa nuova linea della Pupa che si chiama Sport Addict, che è proprio realizzata, studiata per lo sport. Come vedete, questo è un bellissimo zainetto fucsia e all'interno ci sono tutti i prodotti che userò. Quindi basta chiacchiere e vi dico tutto nel video. Eccoci qui. Allora, come primo step vado a idratare la pelle con uno spray, perché non voglio appesantire la pelle con una crema che poi magari mi dà un effetto un pochino unto. Quindi uso questo, che è lo Sport Addicted Body Care, ed è esattamente un'acqua rinfrescante per il viso e per il corpo. Questa, oh, che bello ragazzi, fa veramente caldissimo ed è piacevolissima, anche perché è a base di menta acquatica e quindi rinfresca tantissimo, soprattutto per ora che si muore di caldo. In realtà questa è stata realizzata per rinfrescare il corpo dopo aver fatto ginnastica, però siccome comunque ha questi estratti idratanti, ho deciso di usarla questa volta al posto della crema idratante. Ok, si è asciugata subitissimo. Come fondotinta, allora, potete scegliere di applicarlo o non applicarlo, non è uno step fondamentale secondo me il fondotinta in palestra, però in questo video lo userò, così sapete quale dovete usare se voi preferite metterlo. Io uso il fondotinta Face and Body di Make Up Forever, che è un fondotinta di questo tipo a base acquosa. Esiste anche della MAC ed è fenomenale perché è proprio il fondotinta waterproof per eccellenza. Si usa anche per il corpo, nei servizi fotografici, sulle passerelle, negli shooting, dappertutto veramente. Ecco, qui lo stendo con questo pennello che è il Matrix Sight, di cui vi ho parlato nello scorso video sui pennelli economici venduti su Amazon, in caso andate a guardarlo, e lo applico. Si distingue dagli altri fondotinta perché, essendo waterproof, si asciuga e poi in realtà non c'è nemmeno bisogno di cipria, soprattutto se avete una pelle comunque sul secco. Voi, se avete una pelle comunque molto, diciamo, molto grassa, la cipria la mettere lo stesso, però in realtà questa non ha proprio bisogno di cipria. Se voi non avete messo il fondotinta perché non vi piace, potete mettere solo esclusivamente il correttore, quindi saltare proprio lo step del fondotinta, perché già per chi ha una bella pelle non è necessario appesantirla, secondo me, per andare in palestra. Quindi io userò questo, sempre della Pupa di cui vi ho parlato prima, lo Sport Addicted Concealer, che è un correttore in crema resistente al sudore. Si può usare sia per le occhiaie sia per le imperfezioni. Come vedete così, quindi super semplice da usare. Io preferisco in questo momento usare la colorazione 003, che è un pochino più sull'aranciato, quindi è perfetto per le occhiaie. Lo applico così. E poi sfumo subito, perché questo tende ad asciugarsi subitissimo, proprio perché ha una consistenza waterproof. Deve resistere al sudore, quindi si asciuga subito. Poi, se volete, potete usarlo anche per qualche imperfezione.
Detto questo, fisso il tutto con la mia cipria preferita del momento, che è la Elf Tone Correcting Powder. Come vedete ha il buco, che è questa cipria di questa marca super super economica, però è perfetta secondo me. E io preferisco fissare anche il fondotinta. Allora, se le vostre sopracciglia non sono perfette, potete andare a ridisegnarle con una matita. In genere le matite sono waterproof perché sono prodotti comunque in gel, diciamo. Però io userò questo, che è l'Eyebrow Plumping Gel, sempre della Bupa, però è di un'altra linea a parte. Lo uso in realtà tutti i giorni, che è un gel per sopracciglia infoltente. È giusto per dare un tocco di colore e per pettinarle. Secondo me è proprio un ottimo metodo per sbrigarsi. Quindi quando non volete fare le sopracciglia super perfette con la matita, ma volete giusto dare un tocco in più, con questo veramente vi sbrigate subito, vedete? Per gli occhi io vado semplicemente di mascara waterproof e uso sempre questo resistente al sudore della linea Sport Addicted. Potete decidere anche di usare una matita se proprio non ne potete fare almeno. Questa linea, però io non ce l'ho, ha anche una matita per gli occhi waterproof. Quindi o ne prendete questa o prendete una matita, semplice matita waterproof per gli occhi e la usate. Io comunque voglio rimanere abbastanza naturale, voglio coprire i difetti, apparire più carina, però non sembrare proprio truccata. Benissimo, a questo punto opto per una terra abbronzante, un pochino per scolpire e scurire un po' il viso. Userò solo la terra e non il blush perché comunque già diventeremo molto rosse mentre correremo, faremo palestra, faremo esercizi, quindi secondo me non c'è proprio bisogno di usare il blush. Io uso sempre questo della Sport Addicted, che è il bronzer, il numero 002, e anche questa è una terra resistente al sudore. L'applico con un pennellino vecchissimo della Elf, non della Elf, della Crown Brush. Questa è super scrivente, quindi ne basta pochissima, e poi sfumarla bene bene. Anche qui la metto un po' per abbassare la fronte, perché con la coda la fronte sembra super alta. Per le labbra invece uso un balsamo labbra, sempre della linea Sport Addicted. Questo ha anche protezione, fattore di protezione solare, quindi se andate a correre all'aperto è perfetto. E io uso il numero 003, che è un color borgogna, perché ho questo borgogna e poi ne ho uno trasparente, praticamente nude. Ecco qui, per avere la sicurezza che il trucco duri, c'è anche il fissante, quindi il Makeup Fixer, che è un spray fissatore per il trucco. Si può usare sempre, però è perfetto anche per lo sport. Chiudo gli occhi e spruzzo. Ok. E basta, questo è il trucco finito. Adesso che ho un caldo allucinante, direi che posso usare anche le salviettine deodoranti, perché ho fatto la sauna. Vabbè, per dirvi che questi sono l'altro prodotto, l'ultimo prodotto che forse non vi ho mostrato, perché vi ho mostrato un po' tutto di quello che ho della linea Sport Addicted, e ci sono anche queste salviettine deodoranti. Però devo dire che adesso vorrei spruzzarmi quest'acqua rinfrescante, questa, perché ho un caldo, ah, fantastica,
E niente ragazze, questo è il trucco finito e la mia proposta per un make-up da palestra. Vi ricordo di seguirmi anche su Glamour nella sezione Beauty Reporter. Ogni giorno trovate un mio articolo, quindi andatelo a leggere. In genere metto anche il link all'articolo in una delle foto che pubblico giornalmente su Instagram o sulla mia pagina Facebook Rossella Makeup. Su Instagram invece mi trovate come Rossi Makeup. Fatemi sapere se voi amate truccarvi in palestra o no. Fatemelo sapere in un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacio!